di questi toccati qua, che dice che sì, è giusto che le pensioni là che ci sono un po' di bandiera. Una fiaccolata dunque con partenza davanti a Palazzo Lascari, sta arrivo davanti alla prefettura, due luoghi simboli del potere piemontese ma anche nazionale, con l'obiettivo di dire che cosa? Due luoghi simbolo, direi, non tanto del potere quanto dell'istituzione, una fiaccolata a favore della democrazia. Non c'è nessuno che vuole governare a tutti i costi, non c'è nessuno che vuole tenere la poltrona a tutti i costi, vogliamo solo riaffermare la democrazia, perché la democrazia è essere in gioco. Io credo che tutti i cittadini piemontesi abbiano capito che questa è una sentenza vergognosa e che siamo in presenza, come ha detto chiaramente la Lega, pur capendo di utilizzare un metodo forte, di un golpe, di un vero e proprio golpe istituzionale. Non si può, dopo 4 anni di governo, dire che le elezioni sono state illegittime, non si può fare. Credo che davvero i cittadini lo stiano capendo e la tanta gente veramente che sarà in piazza quest'oggi insieme a noi lo dimostrerà. Lo hanno dimostrato anche molti politici. Sì, bisogna cambiare le regole, ma questa è una sentenza vergognosa. Oltretutto hanno preso in considerazione solo la falsità della lista che appoggiava Roberto Cota e non la falsità delle liste che appoggiavano Mercedes Bresso. Credo però, e lo voglio ripetere con forza, che i cittadini stiano capendo di fronte a che cosa siamo. Ci si chiede intanto, in attesa di capire eventualmente che cosa deciderà il Consiglio di Stato, che cosa potrà o non potrà fare la Giunta, il Consiglio regionale in questi giorni, che cosa succede? Questo è il vero problema, non lo sappiamo, c'è un vuoto istituzionale. Sappiamo
sappiamo che però che cosa dovremmo fare. Dovremmo approvare il bilancio, dovremmo approvare la riforma del consorzio, dovremmo dare risposta alla mancanza di lavoro, ma non sappiamo neanche se siamo attualmente in carica. Credo che anche questo i cittadini lo capiscano benissimo, sia un grandissimo danno al Piemonte e alla democrazia. Grazie. Mario Carossa, i consiglieri regionali sono dunque decaduti, che cosa sta succedendo? Ma vedremo, adesso qua siamo un paese molto strano che dopo quasi 4 anni qualcuno dice che siamo decaduti, noi faremo sicuramente ricorso e vedremo cosa succederà, secondo noi è una vergogna questa cosa qua che stanno facendo, che stanno provando a fare. È chiaro che noi abbiamo dato fastidio fin dall'inizio e quindi noi non dovevamo vincere e ce la stanno cercando di far pagare in ogni modo. Il centro-sinistra a questo punto chiede in generale alla coalizione di centrodestra di prendere atto di quello che sta succedendo e di, come dire, mostrare responsabilità verso il Piemonte rassegnando le dimissioni. Il centro-sinistra che non è stato capace di vincere le elezioni col voto popolare, le vince magari forse coi giudici che sono notoriamente sicuramente più amici loro di noi, e questo lo dico chiaramente, più amici loro di noi, non riescono a vincere le elezioni col voto e sovvertono così la volontà popolare, non riescono a mandarci a casa facendo opposizione perché non hanno concetti, non hanno progetti, non hanno nulla e cercano di mandarci a casa quei loro amici giudici. Ti ringrazio. Lei è un militante della Lega, sì. Qui in piazza per dire cosa? Per dire che vogliamo Cotta, perché io vengo dalla Lombardia, sono venuto qua per Cotta, che è un grandissimo. Peccato nel senso che la magistratura gli sta rompendo veramente le scatole a lui. E siamo qua tutti militanti per dire no. Ok, vogliamo tutti Cotta. Va bene, grazie. Oh, lavoro a Savona, sono però piemontese, quindi rappresento la Lega piemontese, la Lega di Torino. Che cosa chiedete oggi con questa manifestazione? Chiediamo, io personalmente non chiedo nulla, la Lega chiede giustizia, come tutti i cittadini dovrebbero chiederla, mi sembra una cosa ovvia in un paese civile e democratico. La democrazia con questo atto della magistratura, con questo atto legislativo è venuta meno. Io sono molto indignata, per questo mi sono mossa oggi, nonostante per me fosse un giorno lavorativo e quindi diventa anche pesante la sera. I cittadini torinesi vorrei che si svegliassero, io sono qui non da torinese ma per loro, in loro rappresentanza, vorrei che scendessero tutti dalle loro case perché oggi per loro è un gran brutto giorno. Lei da dove arriva? Da Mondovì. E qui per dire cosa? Per dire che è un'ingiustizia, è Cotta, e vediamo l'Abresso che ha commesso gli stessi reati, per dire, di Cotta, la lista pensionati con firme fasulle, lì tutto va bene. Chiamparino oggi era inquisito lì per i Murazzi, dato che si presenta per la Lega alle prossime, la magistratura ha cancellato tutto, le sembra una cosa giusta. E poi Cotta ha fatto delle cose eccellenti, dal primo giorno che è entrato qua nella regione è sempre stato bastonato dalla sinistra, io al suo posto è un uomo forte, perché uno come uno normale sarebbe andato in manicomio. E le mutande verdi, rimborsi ma per... Ma sono fesserie, ma perché anche l'Abresso, tutto, no, abbiamo copiato. Dunque, su 24 consiglieri, 4 erano puliti, tra l'altro due della Lega, proprio puliti. Però queste cose qua succedono in Italia dappertutto. E sono tutti uguali. Ma tutti uguali, Cotta per 2 mutande è stato messo sui giornali, ma l'Abresso che aveva lì il viaggio in America, poi aveva quelli del premio Crinzane, lì i fratelli che ha dato soldi, ha sprecato soldi, lì tutto andava bene, almeno... Cotta ha risanato la sanità, che è la quarta in Italia, come 30 milioni risparmiati. Lei da dove arriva? Lei è piemontese? Io arrivo da Civa, però sento su Radio Padania la sera, Semivarin fa uno spot, c'è uno spot che dice
siete degli sguateri dei padroni. Noi giornalisti? Sì, sguateri dei padroni. DM, in più assieme alla fine ci ha messo anche la M assieme. Io ci credo molto, perché specialmente Rai 3, Telecabul, Santoro. Cioè... Invece come stanno, come sono le cose in realtà? Ma le cose io vedo, specialmente questi centri di città, sono piene di ciurma, di un po' di tutto. E voi altri siete gli sguateri, e allora dei padroni, allora vi conviene. Ma se Cotta ha preso 10.000 voti in più, vuol dire che la gente l'ha votato. Non sono andati a vedere se le firme erano dritte o storte. Invece la magistratura va a vedere se la firma è dritta o un po' più storta. Solo noi. Agli altri no. Se ha preso 10.000 voti in più è perché l'hanno votato. Hanno voluto votarlo. Fatti sguateri. L'hanno voluto come presidente della regione. E adesso la magistratura cosa fa? No? Grazie. Siete, buongiorno, torinesi, da dove? Abbiamo già dato. Sì, ci hanno appena intervistato. Dove arriva? Noi siamo di Chivasso, della sezione di Chivasso. Siamo venuti in rappresentanza della nostra sezione, con altre, facciamo parte della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo. Siamo qui per dare solidarietà a Cotta, anche perché ci sembra una cosa meschina che dopo tutti questi anni dove abbiamo fatto delle proposte si sono fatti risparmi ogni anno di 30 milioni di euro, cose che l'Abruzzo invece ha fatto solo aumentare i conti a carico dei cittadini piemontesi. Non capisco perché il TAR abbia emesso questa sentenza. Adesso speriamo che il Consiglio di Stato si ravveda su questa sentenza e faccia finire il mandato al nostro presidente Cotta. I rimborsi spese per spese personali, pranzi, cene, certo, persino mutande. Sì, certo, su tipo mutande. Vabbè, io dico, sì, le mutande, abbiamo visto l'uso che hanno speso altro che mutande. Può essere anche stato capato in ingenuità, perché si potevano far prendere delle spese personali come presidente della segreteria, invece sono state messe per errore, ma per errore, solo chiaramente quando sono inserite nel bilancio e chiaramente la finanza è andata a prendere il bilancio, ha valutato anche questa spesa qua, che non doveva essere messa lì, è stata forse un'ingenuità da parte della segreteria del presidente che le ha messe all'interno delle spese del gruppo. Cos'è che sta succedendo? Un colpo di Stato? È un atto del... No, questa qui siamo gente pacifica e noi siamo sempre stati pacifici, ci ritengo razzisti ma noi non siamo razzisti, siamo intolleranti a queste discriminazioni perché vengono trattati meglio gli extracomunitari degli italiani. Io ad esempio lavoro in un ufficio pubblico e vedo che gli stranieri hanno molto più potere che il cittadino. Il cittadino non fa neanche più resistenza contro la prepotenza degli stranieri, si sente proprio ormai senza difese. Per cui noi siamo qui anche per protestare, anche per chi non è un leghista, perché noi siamo padani ma non abbiamo mai detto neanche a chi viene del sud, perché fra le nostre file ci sono gente che è calabrese, pugliese, siciliana, per cui non siamo razzisti. Oggi non c'è gente di colore, ma abbiamo anche persone di colore che la pensano come noi, perché il nostro è un movimento per l'indipendenza del nord. Questo noi vogliamo, grazie. Va bene, grazie a voi. In piazza per dire che cosa oggi? Ma è per dire che Cotta aveva democraticamente eletto delle elezioni regionali e oggi siamo qui a protestare contro una sentenza che è arrivata senza tener conto che anche le liste del Bresso avevano qualche problemuccio. Allora come mai per Cotta deve venire fuori questo risultato di una sentenza del TAR che lo vuole mandare a casa e per l'Abruzzo niente? Noi denunciamo questo stato di cose e riteniamo che Cotta debba rimanere presidente della regione del Piemonte. Da dove arriva lei? In Liguria. È una giornata triste quella di oggi? Ma è una giornata che sì, è triste, ma che sta avendo una grande mobilitazione da parte del popolo leghista. Ma io dico, ma non soltanto del popolo leghista, dei cittadini che dicono basta cavilli, basta carte, basta burocrazia, basta tribunali. Quando si fa un'elezione si governa. Se poi uno non ha governato bene va a casa col voto dei cittadini, ma non con una sentenza. La ringrazio. Di Torino, Villa Stellone. Una giornata triste quella di oggi? Beh sì, è triste vedere che con un cavillo burocratico si tenti di annullare quella che è la volontà del popolo di manifestare il proprio voto.
Sì, è triste per questo, doverci trovare qui a dover difendere quello che dovrebbe essere un diritto riconosciuto al cittadino. Del resto chi ha votato per Cota, non poteva sapere se quella lista aveva dei vizi di forma e comunque se quella lista aveva dei vizi di forma bisognava che la commissione preposta facesse il proprio mestiere prima delle elezioni e che quindi la estromettesse, così come ad esempio è successo per i pensionati per Bresso, per i quali però si fa molto meno cancan rispetto al pensionato per Cota. Va bene, grazie. Da dove arrivate? Siete di Torino? Non vuole parlare. Buongiorno, che è una giornata triste quella di oggi per la Lega. È triste, no, è movimentata, non è triste. È triste sapere che la magistratura non si comporta come deve, perché lo stesso risultato che ha avuto la lista Cota ce l'ha anche la Bresso, però due pesi, due misure. Per noi non è triste, noi siamo abituati a combattere. Siete in piazza per dire che cosa? Stiamo con Cota. Chi ha votato comunque ha votato in buona fede. Chi ha fatto delle liste sballate pagheranno. Loro sì, ma tutti quelli che hanno votato non credo che siano anche loro complici di questa cosa. La volontà dell'elettorato va comunque in qualche modo rispettata, ma se così non è, non si capisce perché nella lista dei pensionati Bresso non sono stati annullati i voti a loro. La tutto Lega... il resto è chiaro. Che... Torna alla Lega di lotta? È quella che vogliamo. Qual è la Lega di lotta, quella che volete? Chi l'ha detto? Oggi torna la Lega di lotta in piazza? Ma certamente, esiste sempre la Lega, quindi lottiamo finché basta. Lei da dove arriva? Dalla Sardegna. Dalla Sardegna è venuto fino a Torino? No, c'ho un concittadino di qua, comunque arrivo da laggiù, ma l'idea è quella. Io dico solo una cosa, i signori magistrati hanno contato due anni fa o quando è le schede che erano giuste, adesso si sono svegliati, signori se siamo in buone mani così auguri, io non lo so, cos'è che dobbiamo fare? Perché esiste ancora qua, giustizia, ce n'è giustizia qua? Allora me la dimostrino la giustizia, io la pretendo la giustizia, perché sono pagati per fare quello quei signori lì. Grazie. Prego. Grazie. Della Lega? No, lo so di Salvatore, questa è una cosa che ho ancora da un'altra manifestazione. Ma torna la Lega di movimento, di lotta oggi in piazza? Torna, la Lega c'è sempre, non si è mai nascosta, è sempre presente la Lega, è sempre sulla piazza, in mezzo alla gente, a far sentire la sua voce. Quindi non è che siamo scomparsi. Che cosa si chiede con la manifestazione di oggi? Con la manifestazione si protesta contro questa sentenza del TAR che non è assolutamente giusta, non è logica e quindi facciamo una manifestazione. È una giornata triste quella di oggi? Ma non è una giornata triste, è una giornata di lotta, di combattimento. Noi non siamo mai tristi, noi siamo sempre pronti all'attacco e alla difesa, quindi ci siamo sempre. Grazie mille. La vergogna. Solo in Italia e in Corea del Nord, dopo 4 anni, il libero voto dei cittadini viene ribaltato. Solo in Italia e in Corea del Nord, però non ci rassegniamo. Dopo 4 anni e 1 anno dallo scadere del mandato. Le colpe della sinistra non esistono, quando fa qualcosa la Lega, anche se è regolare, viene massacrata. Però adesso cominceremo a querelare un po' di gente comunque. Ma uniti quei piemontesi che risparmiano milioni di euro grazie all'amministrazione di Cota, che rischierebbe di tornare a spendere a spandere con la sinistra che torna in Piemonte. Salvini, se si tornasse al voto, Madonna, candidato resta Cota naturalmente. Matteo! Ciao Matteo, ciao Alessandria, qui ci siamo stati, ciao. Un attimo, riusciamo a fare tutto con un attimo. Se tanto non abbiamo altre cose da fare, ci mettiamo lì un attimo. Stop, stop, stop. Riusciamo a fare tutto. Ciao, che ti faccio un po' di strada. Quindi nel caso di elezioni comunque siano in primavera o in autunno, quando saranno? Le elezioni ci sono quando finisce il mandato. Il candidato? Lo decideranno i cittadini con le primarie. Beh certo, i governatori uscenti hanno la precedenza. Grande Matteo! Grande Matteo, grande. Stop, 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 stop
Eccolo qua, stavo cercando di arrivare faticosamente. Aspetta un attimo, decidiamo. Libertà! No. Libertà! 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 Non ho sentito, mi scusi. Oggi piemontesi con Cota. Sicuramente questa cosa è stata vissuta come un, come un sopruso pazzesco. Lavoro per quarta rete. L'ho perso. Sandino, sono andato. Partiamo da dietro la striscione. Ciao. No? Direzione di là. Giriamo. No, direzione è questa, piazza Solferino. Facciamo via San Francesco, sì, piazza Solferino. Via Pietro Mito. Sì, ok. Chiedi se la macchina ci sono. Il Consiglio di Stato ci dia ragione, perché sennò questo vorrebbe dire che siamo in Corea del Nord, una cosa del genere. Aspettavano di questo genere? No, assolutamente no, si immagini dopo 4 anni, ma nessuno se l'aspettava una cosa del genere. Uno che, una persona normale dice che questo è un paese di matti, dove non c'è più alcuna certezza, dove può succedere di tutto. Hai pensato di mollare? Queste cose ti rafforzano, cioè ti, come dire, rafforzano la, la determinazione, perché cioè, non è tanto una questione personale, anzi, è la questione di difendere dei principi, di difendere anche la democrazia, quindi no, non mollo. Bravo. Ieri, guarda caso, Gianparino esce dall'indagine per abuso d'ufficio. Non c'è bisogno di commentare. Andiamo avanti. Zaia? Io sono di qua della barricata adesso però, Ciao! Ma figurarsi, siamo più vivi che mai, non è una sentenza che ci ferma, anzi il Nord si sta incazzando, i rincari dei pedaggi autostradali solo al Nord sono l'ennesima riprova che siamo vittime di razzismo, quindi questo non è un problema della Lega, questo è un problema di chi vive a Torino, a Padova, a Cuneo, a Genova, perché ci devono essere 1000 chilometri di autostrade gratis al Sud e qua bisogna pagare come scemi, quindi al di là delle sentenze bizzarre di Tizio, di Caio, noi andiamo avanti nella nostra battaglia. Qual è l'obiettivo elettorale della Lega? Prendere un voto in più rispetto all'altra volta. Lì, devi tirarti in mezzo. Dietro. Vestiti per il lavoro dei piemontesi. Al di là del colore politico, una regione che investe da sola quanto il governo Letta per tutta Italia solo per le aziende e i lavoratori piemontesi, io lo vorrei avere a casa mia. Difetto di Cotto? Essere stato troppo paziente, se avessi subito io tutti gli attacchi che ha subito lui mi sarei incazzato dopo un secondo. Pregi e difetti dell'Italia? Pregi tanti, è il paese più bello del mondo con tutte le sue differenze, difetti è che è un paese con un governo razzista, perché ripeto, non possono esserci aumenti delle autostrade solo al Nord, autostrade gratis solo al Sud, ad esempio questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se si andrà al voto che faremo? Andiamo in giro a testa alta, facciamo le primarie con i nostri cittadini e torniamo a vincere. Primarie di coalizione, Salvini. Assolutamente. Ma sulla questione del Consiglio di Stato e quant'altro, i magistrati. Sì, purtroppo. Purtroppo facciamo ricorso, ma alla giustizia italiana, quindi la fiducia è quella che è. Però detto questo, non perdiamo la speranza e la pazienza. Beh, veda lei, qua c'erano presunte irregolarità a sinistra di cui non si sa nulla, presunte irregolarità dall'altra parte sono istantaneamente, no, mica troppo istantaneamente, sono sistematicamente condannate. Detto questo, finché la giustizia è questa, la giustizia faccia il ricorso. Grazie. Grazie a te.
Tutto perfetto, così facciamo vedere un po' di via. Vai. Vediamo come vuoi, stanno ancora arrivando. Sarà un po' di corpo. Io sono Luca Petrale, capogruppo di Fabio. Ciao, piacere. Ben trovato. Senti, funziona così, soprattutto con dei ritardi così evidenti che fanno sicuramente anche rabbrividire. Siamo qui a difendere il presidente che arriverà fino alla fine. Accetto la gente, vota presidente.
Ancora una battuta, una manifestazione in piazza appunto per contestare questa sentenza del TAR del Piemonte. Ma noi non è che siamo qui per contestare, siamo qui per difendere la democrazia, che ieri è stata violata, perché questa sentenza è una vergogna, questo è un golpe, non è, ma uno che arriva da fuori e che vede che dopo 4 anni annullano le elezioni regionali che si sono liberalmente svolte, dove la gente ha votato liberamente, dice che questo è un paese di matti, questo è un sistema che non c'è più, è una cosa inaudita. E quindi noi siamo qui per difendere la democrazia, per difendere il diritto dei piemontesi a eleggere un presidente della regione. Non è che fanno il giochino a tavolino perché la sinistra non vuole vincere sul campo, vincere o perdere, e si vede che ha paura di perdere, sa di non poter vincere nonostante tutte le schifezze che ha messo in campo in questi quasi 4 anni da quando sono presidente della regione. Lei ha annunciato che andrà avanti, farà ricorso al Consiglio di Stato. Certamente facciamo ricorso perché vogliamo giustizia, ma una giustizia elementare, basilare. Qui non se l'aspettava questa sentenza? Ma io non me l'aspettavo, ma penso che nessuno se l'aspettasse, cioè una roba fuori da ogni logica, sembra di essere in Corea del Nord. Ecco, forse lì le studiano, non lo so, peggio, più peggio. Grazie. Andiamo, forza. Grazie. Presidente!
qua! È ora di finirla, porca troia! Sti comunisti di merda! Servi dei banchieri! A lavorare, magistrati, a lavorare, magistrati, a lavorare.
Siamo qui i nostri alleati, Agostino Ghiglia e invito a salire qui subito. Buonasera a tutti, prima di tutto un applauso a Roberto Cota, scusate non lo faccio per, solo per la lealtà nei confronti della coalizione, non solo per la caparbietà, non solo per l'onestà, ma settimana manifesteremo tutti assieme per difendere la democrazia contro qualche leguleio dalla pennina rossa facile che pensa di poter sbagliata del codice civile. Questo il popolo non lo... Brava! Perché? Perché? Perché abbiamo avuto una grande fortuna in Piemonte di poter apprezzare una persona, di poter dire ai tanti che stanno leggendo i giornali in questi giorni in cui leggete 4 anni, non pensando solo ai piemontesi ma pensando a chi non ha il bene dei piemontesi nel cuore. Roberto, non mollare. Bravo! Dopo il nuovo centrodestra, Gilberto Pichetto, Forza Italia. Ciao a tutti. Quasi 4 anni fa il popolo piemontese ha fatto una scelta, usurpando secondo alcuni il potere a chi doveva averlo per virtù divina. Allora era Mercedes Bresso, perché su questa città e sul Piemonte per loro non deve esserci nessun altro. Devono decidere loro. Devono decidere le loro lobby, i loro poteri. Con la democrazia, con il voto, 4 anni dopo tentano una spallata. Una spallata con le regole che Agostino Ghiglia ha detto prima. Roberto Cota in questi 4 anni purtroppo ha dovuto correggere e purtroppo ha dovuto portare un'eredità pesante di un governo devastante che è giunta a urne aperte. I giornali o altri scrivono che abbiamo ridotto le spese in sanità. Bisognava farci carico con grande senso di responsabilità. Quando un padre di famiglia o quando un'azienda ha i conti in rosso, pensa prima ad arrivare alla fine del mese, a pagare gli stipendi, a tenere la famiglia, a volte anche con scelte impopolari, ma consegnando oggi il Piemonte come un... Prova. Allora, i peonesi mi sei quasi. Allora vi chiedo una corte, io ho poche volte. Intanto voglio dire ai piemontesi, e ai torinesi che ci hanno visto stasera, che noi non abbiamo, e che quando la Lega fa queste manifestazioni ha come prima regola è quella di rispettare la libertà di tutti i cittadini. È una grande famiglia, è una comunità. Grazie innanzitutto a tutti per essere qui. Questa è una manifestazione che noi abbiamo organizzato in 24 ore. Io devo ringraziare Matteo Salvini per... sia all'interno della Lega sia all'interno di questa splendida coalizione, perché noi siamo una coalizione compatta che sta confrontando dei problemi inimmaginabili, un debito di oltre 10 miliardi. Una regione che rischiava da un giorno all'altro il default. Stesso, solo l'apparire. Ecco, noi abbiamo affrontato tanti problemi e abbiamo dato proprio una vergogna. Un golpe! Io sono sempre... Mi dicono che avanti sono... Pezzo di merda! Il risultato elettorale, i piemontesi hanno votato liberamente e validamente su una scheda che è stata decisa da un tribunale, un tribunale
dice che usando il tribunale prima ha sbagliato e ha scherzato. E noi capri che anche questa irregolarità formale, perché è un'irregolarità formale, come se in un palazzo c'è una finestra e si rompe il vetro di una finestra e loro dicono che devi buttare giù. Andiamo a guardare le irregolarità, cioè, ci sono irregolarità più gravi in un'altra lista, tra 6 di serie B e la bravo, potere che oggi vuole farci saltare. Questa è la verità, un golpe. Vogliono metterci nel ghetto. Bravo! Vieni duro! Andiamo qui, dobbiamo uscire fuori. Dobbiamo avere il coraggio di dire che questa è una schifezza e che noi ci ribelliamo. Mi posso fare una volta io, credo.